21esimo congresso di studiosi di lepidotteri qui in Molise, un evento internazionale con presenze importanti da tutto il mondo. C'è anche il British Museum, rappresentato tra l'altro da uno studioso italiano. La sua impressione di questo evento? Beh, si tratta di un evento molto interessante e molto importante. Ci sono studiosi da tutto il mondo e effettivamente, da quello che abbiamo ascoltato finora, ci sono state delle relazioni molto 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 interessanti. Dobbiamo dire che la lepidotterologia è lo studio delle farfalle, sia diurne sia notturne, però qui veramente stiamo assistendo all'uso di questi insetti come un modello molto importante per capire i meccanismi dell'evoluzione, proprio per il fatto che sono anche molto popolari, no? Come animali, molto appariscenti, tutti le conoscono, ci sono tanti appassionati, semplici amatori, collezionisti, fotografi, eccetera. C'è una quantità di dati su questi insetti che rappresentano una massa critica fondamentale poi per gli studiosi in grado di analizzare con meccanismi, con metodi sempre più sofisticati, ad esempio molecolari oggigiorno. E quindi oggi stiamo facendo appunto della situazione delle conoscenze che vanno al di là delle farfalle, perché poi sono effettivamente applicabili a tutto il mondo animale. Oltre alla parte scientifica, congressuale, anche di esposizione, delle ricerche e di confronto tra gli studiosi, ci sarà una parte sul campo. Andrete sulle montagne del Matese e cercherete di reperire proprio esemplari qui della particolare del Molise, che poi magari finiranno in esposizione al British Museum. Beh, qui diciamo questo è un appuntamento tradizionale di questi congressi, siccome anche diciamo i più avanzati studiosi di biologia molecolare delle farfalle hanno un passato da raccoglitore, da piccolo collezionista, eccetera, si coglie sempre l'occasione per andare sul campo, per non perdere il contatto con il campo. L'opportunità di andare sul Matese quindi è fondamentale, perché teniamo presente che ci sono congressisti che vengono addirittura dalle away, per intenderci, e quindi per loro poter campionare un piccolo frammento della biodiversità italiana è importantissimo, e quindi faremo anche questa attività.